All'inizio di questa bellissima mostra, in questa location, prima di tutto ringraziamo Daniela Brodi, che è la proprietaria quindi di questi spazi. Che ci ha... Perché fare questa cosa? Noi siamo un'associazione di giovani, le Outlab, e abbiamo voluto veramente sponsorizzare questo evento perché crediamo nel dare un'occasione ai giovani. E Maurizio, seppure non è più in età da lei, o per fare fuori come lei, però ancora nel panorama degli artisti da Valtiberina rappresenta un giovane che veramente sa interpretare qualcosa di nuovo, perché crediamo che veramente questa mostra, anche con questo tema, iconoclasta, con questa idea di avvicinare il classico ma rivisitandolo e dandogli quella freschezza, quella anche ilarità che è tipica della gioventù, sia veramente un'occasione bella per la nostra città, e il Leo Club vuole valorizzare questo. Si chiama iconoclasta perché l'iconoclastia nasce per combattere quella che era l'idolatria, e ad oggi c'è l'idolatria di quella che era la bellezza di un tempo ormai sembra perduta, abbandonata, contrapposta in qualche modo ad un'arte concettuale incomprensibile che viene premiata in qualche salottino di intellettualoidi in cui si applaude una scatola di scarpe vuote. Ecco, non è questo, non è solo questo l'arte contemporanea. È giocare con i classici utilizzando quello che è il linguaggio dei classici. Non fa un lavoro di pop art perché non semplifica tanto il lavoro tecnico, ma anzi dà proprio sfoggio di quello che è stato anche un suo passato, cioè quello del copiare in qualche modo, del rielaborare e rilavorare sui classici, mostrando quindi un grande amore per il passato, ma ricordando che l'arte ad oggi non si è così tanto staccata da quella che era un tempo, ma che quindi procede in un filo unico.